Cari amici modellisti, buongiorno. Quello che presentiamo oggi è un locomotore pesante per convogli merci, Trix 22697. È il modello della locomotiva diesel della classe 77. È praticamente uno dei pochissimi esemplari venduti in Europa con fumo dinamico. Vedremo dopo come funziona il fumo dinamico. Bisogna dire che le funzioni sono molto estese, arrivano fino all'F30 e in pratica comprendono l'F0 con le luci anteriori bianche, tre luci anteriori bianche e due luci posteriori rosse con inversioni di marcia. Con F1 il rumore che sentite, accensione e spegnimento del motore. Con F2 una tromba di segnalazione. L'F3 si aziona l'impianto di fumo dinamico. Il fumo dinamico aumenta con l'aumentare dello sforzo di trazione e della velocità. Poi, con F4 sono le luci da un lato vengono spente per se si deve mettere in doppia trazione il locomotore. Poi con F5 lo strudore dei freni viene eliminato. Con F6 il segnale di testa della cabina di guida 2 viene spento. Con F7 questo suono che avete appena sentito. Con F8 il segnale di testa della cabina di guida 2, 1, cioè, pardon, viene spento. Con F9 l'illuminazione della cabina. Vedete? Si è accesa, spenta, accesa, spenta. Ingrandiamo. Allora, dicevamo con F9, accesa, spenta, accesa, spenta. Con F10, rumore dei ventilatori. Con F11, l'illuminazione del quadro di comando. Vedete all'interno della cabina, proviamo a ingrandire ancora un po', vediamo se ci riusciamo. Ecco, acceso, spento, acceso, spento. Riaccendiamo. Come vedete è ben dettagliata, eccetera. Poi con F12 il compressore. Con F13 viene fornita nella versione olandese il fanale di manovra. In questa qui non è presente, in quanto è la versione di manovra tedesca. Nella versione belga, idem F14, segnale di manovra. F15. Segnale tromba lunga. F16. Tromba corta. F17 andatura di manovra, ossia le velocità sono ridotte.
F-18, la spia di segnalazione, in quanto la versione olandese ha anche sopra il tetto un lampeggiatore a luce intermittente arancione. Poi F-19, segnale di avvio di emergenza, sempre per il Belgio. Poi c'è l'F-20, scarico aria compressa, F-21 sabbiatura, F-22 agganciamento e sganciamento vagoni, F-23 rifornimento gasolio, F-24 apertura porte, F-25 cifra allarme, F-26 indusi, influenza sul treno, F-27 porte della cabina di guida aperte e chiuse. Come vedete, allora dice che le funzioni a partire da F-16 sono possibili soltanto dalla versione software 3.3.3.5 della MS2. Noi abbiamo la MS2 versione 4.0, di conseguenza gli suoni sono tutti quanti disponibili. Allarghiamo il campo, andiamo sul cammino del fumo dinamico e vediamo come si comporta. Quindi accendiamo il fumo dinamico, aspettiamo un attimino, ecco. Allora, se noi facciamo partire il convoglio, vedrete che aumenta il fumo. Fermiamo e diminuisce il fumo, invertiamo la marcia, vedete che aumenta. Allarghiamo il campo, così vediamo meglio. Vedete il fumo? Aumenta con l'aumentare dei giri del motore. Fermiamo e diminuisce. Invertiamo la marcia e comincia a fumare di nuovo. Più acceleriamo e più fuma. Invertiamo la marcia.
abbiamo il particolare. Partiamo. Fermiamo. E smette di fumare, cioè fuma poco, niente. Invertiamo la marcia. Ecco, vedete, aumenta man mano che aumenta i giri del motore. Ok, e questo è tutto. Nel prossimo video lo vedremo in azione al traino di un pesante convoglio merci e di un treno passeggeri. Arrivederci.